Il Papa e i vertici della Chiesa Cattolica sapevano dello sterminio degli ebrei? Se sì, che cosa è stato fatto? Prima di rispondere a questa domanda è necessaria una premessa. Antisemitismo è un termine recente che nasce solo alla fine dell'Ottocento e indica appunto l'antisemitismo moderno su basi razziali e pseudoscientifiche che la Chiesa ha sempre ritenuto inaccettabile. Legittimo invece era quel pregiudizio antiebraico che aveva le sue basi nella teologia cristiana. Già alcuni anni dopo la morte di Gesù, le comunità cristiane infatti maturano un distacco dall'ebraismo che sarà poi teorizzato dalla teologia. Per i cattolici altrettanto legittimo era un antisemitismo politico, nel senso che stabiliva delle distinzioni sul piano sociale e giuridico fra ebrei e cristiani. Fu appunto il cristianesimo che, divenuto componente istituzionale dell'Impero romano, ne influenzò la legislazione e di conseguenza l'inferiorità morale degli ebrei si tradusse anche in inferiorità politica. Gli ebrei furono dunque progressivamente isolati e percepiti come elementi estranei in un contesto che, europeo che sta iniziando a percepire la propria cristianità come elemento di unità. Quella della Chiesa quindi è una posizione non priva di ambiguità, con il senno di poi assolutamente inadeguata ad affrontare la politica razziale del Novecento e le sue drammatiche conseguenze. Verso la fine degli anni 30, una voce per così dire fuori dal coro è quella di Papa Pio XI, che nei suoi ultimi discorsi critica in modo piuttosto duro ciò che sta accadendo in Germania e in Italia con le leggi razziali, arrivando a dire che l'antisemitismo non è compatibile con la tradizione cristiana e a pronunciare la famosa frase «Noi siamo spiritualmente dei semiti». Queste dichiarazioni furono in parte censurate dalla diplomazia vaticana, attenta a non compromettere i rapporti con i due paesi. Vi era addirittura un progetto di enciclica sull'unità del genere umano che Pio XI stava preparando in segreto con alcuni padri gesuiti, ma quando morì nel febbraio del 39 la bozza fu accantonata, forse dallo stesso successore Pio XII. Arriviamo quindi alla Seconda Guerra Mondiale e alla domanda iniziale. Il Vaticano sapeva dei massacri degli ebrei nei territori occupati dall'esercito tedesco? La risposta è sì. Nonostante i documenti conservati in Vaticano relativi a questo periodo siano stati resi consultabili solo all'inizio del 2020, gli storici hanno da tempo dato una risposta a questa domanda, grazie in parte ai documenti prodotti dalla diplomazia alleata, soprattutto americana e inglese, in parte da una selezione di documenti pubblicati dal Vaticano in 11 volumi a partire dal 1965. Sappiamo quindi che già dal 1941 non solo la diplomazia alleata, non solo le associazioni ebraiche internazionali, ma lo stesso clero cattolico nei paesi occupati riferivano in Vaticano notizie sempre più drammatiche su ciò che stava accadendo nelle retrovie dell'esercito tedesco. Gli ambasciatori del Papa, sacerdoti, cappellani riferivano di orribili deportazioni, dello svuotamento dei ghetti, di esecuzioni di massa di ebrei senza distinzione di sesso o di età. All'inizio c'è molta prudenza perché era difficile, verificare, dal lontano fronte orientale notizie tanto drammatiche quanto inverosimili. Ma nell'estate del 42 notizie di retate di ebrei provengono dalla vicina Francia e Olanda. L'intelligence alleata scioglie le riserve, la stampa mondiale informa l'opinione pubblica e circolano le prime voci sull'uso di camere a gas. Solo dopo molte insistenze della diplomazia internazionale e una dichiarazione congiunta che il governo inglese, americano e russo fanno nel dicembre del 42, parlando apertamente dello sterminio degli ebrei d'Europa, Pio XII si decide a parlare e fa un accenno, nella radiomessaggio natalizio del 42. Si tratta però appunto di un accenno molto vago, non si parla né di ebrei né di sterminio,
e fu un accenno compreso solo dalla diplomazia, che già sapeva quello che stava succedendo, ma non dalla gente comune. Ed è un messaggio che lascia molta insoddisfazione non solo fra i diplomatici, ma anche all'interno della gerarchia ecclesiastica, che non comprende questa mancata presa di posizione del Papa. Pio XII sceglie consapevolmente la linea del silenzio pubblico, essenzialmente per due motivi. La preoccupazione che una denuncia pubblica avrebbe prima aggravato la situazione non solo degli ebrei, ma anche dei cattolici nei territori occupati. E secondo, che avrebbe potuto pregiudicare ciò che la Chiesa stava già facendo in favore degli ebrei. Quando era possibile, infatti, il Vaticano avanzò proteste diplomatiche attraverso le proprie rappresentanze, ma i risultati furono piuttosto discutibili, basti pensare alla sorte dei 10.000 ebrei di Roma. Molto più importante invece fu la scelta di lasciare ai singoli vescovi, agli istituti cattolici e così via, la responsabilità di decidere se e come intervenire, quindi offrendo ospitalità, aiutando l'espatrio, falsi attestati di battesimo, eccetera. Fu però un'azione umanitaria basata appunto sull'iniziativa autonoma, e non sappiamo dire se la mancanza di direttive dall'alto abbia quantomeno frenato l'iniziativa. Detto ciò, alcuni dubbi rimangono. La diplomazia vaticana ha fatto tutto quello che poteva per difendere gli ebrei? Se il Papa avesse parlato, avrebbe potuto cambiare le cose? Ovviamente la risposta va cercata in quel contesto e in quella mentalità. Per chi volesse approfondire la questione, segnalo alcune letture. La prima, diciamo di introduzione ma molto intensa, La Chiesa e lo sterminio degli ebrei di Renato Moro, è un libricino, edizioni Il Mulino. Oppure, per chi volesse andare un pochino più in profondità, un libro un pochino più intenso, I dilemmi e i silenzi di Pio XII, del più importante storico del cristianesimo in Italia, Giovanni Miccoli, l'edizione aggiornata del 2007. Per chi volesse approfondire un po' di storia locale, vi segnalo le memorie di Duccio Iacchia, che appunto racconta la sua esperienza di partigiano ebreo nel Milanese.